Siamo qua con Celeste, ciao Elena. Ciao. New look, new season. Celeste è molto emozionata, la sua prima finalmente sessione dopo tantissimi contatti, no? Finalmente ha preso la decisione. 5, 4, 3, 2, 1. Allora, mi appare questa figura abbastanza grande, possente direi, che è bianca, bianca arancione. Allora, ha le sembianze umane, ma penso sia, sembra fatto di legno, ok? E tiene per mano due soldatini verdi che sono vivi e li sbatte uno contro l'altro la faccia, continua a aprire e fare Ti dà l'autorizzazione, Celeste? sì. Ok. Vibrazione. 8 miliardi. Consapevolezza. 126. Anima. Vite. 39. 2095. Cervello. 8.7. Suscettibilità ipnotica. Quanto 45. Celeste è nella 3D rispetto alla 4D, quindi percentuale che in totale dà 100. 75% 3D e 25% 4D. Ok, ti ricordi la vivacità animica, Elena? È quanto Celeste vuole arrivare 100. alla fine. Ok. Alla fine del gioco, alla consapevolezza, a sapere le cose, a conoscere la verità. Nome del progetto. Posso chiamarlo tornio di polvere. Come se fosse uno stantuffo che ricorda un po' un tornio, ok, l'immagine che ho, che va su e giù, intanto gira e quando schiaccia va polvere ovunque. Quindi è come se fosse una compressione di celeste, ok, che fa sì che lei si disgreghi e faccia fatica a stare uno, no? A essere unita, a essere unica. No? Quindi è tutto un lottare per mantenere la sua integrità, la sua completezza. Tornio di polvere. Di polvere. Cioè che No, produce polvere. esatto, tornio polverizzante, ecco, così Polverizzante. va meglio. Va bene, ci sono tante cose, anche belle pesanti in questa sessione. Vediamole. Vediamo se emergono nelle entità eteriche. Vediamole. Vabbè, la prima immagine che mi è arrivata, Celeste mi ha detto che era una specie di giostra che lei si ricorda da piccola, nel senso è come se ci fosse questo, nella sua mente, questo movimento che questa figura faceva corrispondeva a qualcosa che lei vedeva che veniva fatto in famiglia. Come che entità vedi?
una giostra, vedi? No, vedo ok, questa figura qua ora però arriva dal secondo universo, ha due corna come se fosse un toro e poi ha un grosso copricapo cilindrico, ok, alto. Chiedi come si chiama? Mi dice che lui è la proiezione di Baphomet, mi ha detto. C'è un rettilo, no, scusa, sì, un rettiloide. Che però ha la testa da serpente, ma il corpo è tipo come se fosse un bruco gigante. Vabbè, un rettile. Sì. Beh, potrebbe anche essere un ibrido Sì, insettoide. infatti. Poco ci Sì, importa. infatti. C'era il bru califfo, questo è il bru rettilifo. Ecco. Bruttiliffo. Cosa fa a questo battesimo? Gli abbiamo dato un nome. Come reagisce? Al battesimo? No, cioè l'ho Sì, appena l'abbiamo battezzato chiamato, Bru esatto. Rettilifo. È contento? È solo un'entità eterica, Sì, quindi lui non è in grado no. di darsi un nome. Se qualcuno come un creatore, quale sono io, gli dà un nome, dovrebbe essere felice, no? Onorato. Diciamo che quello che mi mostra è che lui ha come un programma che risuona con alcune cose e con altre invece va più sull'attenti e in questo caso ha aumentato la sua attenzione di difesa. Quindi muove la testa un po' più veloce e la lingua non Cosa fa pensa di avanti e me? indietro, ma che sei pericoloso. Andiamo avanti. Allora, arriva un suonatore di tamburo, quello grosso, ok? Perché lui è quello che introduce questo grosso trono su una portantina, esce questo essere. Come posso dirti? È molto tipo delle. Sì, possono essere tipo tentacoli. Ok, e ha una lingua Che molto DNA lunga. ha? Allora, secondo universo. Ma basta. Il polipo del secondo universo, diciamo. Negli inferi, proprio nel nero, profondo nero. Poi. Ci sono tre uomini del tempo neri con a fianco, non mi ricordo se erano, avevamo de detto che erano tre uomini quelli bianchi, erano dello spazio forse. Non ricordo più, però ti direi che ci sono questi tre uomini bianchi che affiancano i tre uomini neri che, boh, mi viene da dirti che controllano invece lo spazio. Ok. Poi. Poi più come se fossero in seconda fila, nel senso che aspettano il loro momento per interferire Celeste. C'è un siriano e poi c'è un ominide che però è controllato da Odino, che è lì fermo. Poi. Che sono, basta. EDL. 5.
entità mentali, vediamole. Sporcizia remota. Ed è questa, è come se Celeste avesse questa sensazione di attirare le cose sporche, più che altro, soprattutto gli uomini sporchi. Ok, quindi è come se in eterico io la vedo che mentre va in giro lei guarda sempre intorno per cercare di accorgersi in tempo quando gli uomini vanno verso di lei, perché quello che lei percepisce è che sono tutti uomini sporchi. Livello 5. Poi? Poi c'è tamburo di sentenza. Celeste si sente sempre sotto giudizio, soprattutto dai suoi familiari, quindi si sente sempre sbagliata, mi viene da dirti, c'è sempre che se fa qualcosa di diverso è in errore, anche se lei è un po' fuori dal comune, farebbe tante cose fuori dagli schemi, ok? Come lei, ed è la cosa che la farebbe stare meglio verso il suo benessere, ma in realtà ha questo suo blocco limite dato proprio da come è cresciuta, no? Si è sempre sentita giudicata, si è sempre sentita che doveva tornare al suo posto, che era fuori posto. Livello. 6, a volte 7. Ce ne sono altre? Sì, ce n'è una di livello 3 che è corsa rincorsa. Che fa sì che Celeste sia sempre che corre sempre per arrivare all'obiettivo, ma l'obiettivo si allontana sempre di più. Quindi è una corsa e una rincorsa. Si lega un po' anche alla questione economica, questa che però vedo che si riaggancia a una interferenza mentale collettiva, che la chiamerei soldi sporchi. Ok. Diciamo, è come se fosse un upgrade dell'entità mentale, quella della famiglia, come si chiama? Com'è che l'ho chiamata? Adesso non mi ricordo. Tamburo di Sì, sentenza. esatto. No? E quindi in eterico è come se accorpasse un po' queste due, quella da 3 e quella da 7, ed è di livello 8. Questa. Mentale collettiva. Sì. Poi? Basta. Impianti. Allora, c'è come se fosse un chiodo che entra da dietro, più o meno da dietro la nuca, e arriva fino al centro della testa e sulla punta ha una lampadina che quindi a volte viene accesa. E quello che fa vedere questa lampadina a Celeste sono solo i pensieri negativi, però che vanno verso il suo giudizio. Ecco, ok. Quindi questo impianto mentale fa sì che le entità mentali accendano e visualizzino a Celeste solo i pensieri giudicanti verso di lei. Poi Poi. c'è un altro impianto che è tipo come se fosse un collare d'acciaio, ok? Quasi come se lei fosse una prigioniera,
anche una schiava, mi viene da dirti, e quindi viene trascinata, proprio cioè in eterico è quasi come se venisse trascinata quasi per terra, nella direzione dove le entità possono più prendere energia da lei. Poi ha tutta una fila di sensori sulla gamba anteriore, dalla coscia e poi sulla tibia, che okay, su tutte e due le gambe ci sono sette sensori per gamba, e questi sensori fanno sì che vengano attivati dall'esterno e limitano, a volte la indeboliscono le gambe per far sì che lei sia limitata nella sua energia. Sono tutti impianti atti a dividere Celeste, no? Come abbiamo visto prima per il progetto, in maniera tale che lei deve spendere sempre tutta la sua energia a reintegrarsi. Diciamo che lei riesce, sa come ci si sente quando si è integrati, no? Quando si è centrati e completi. Ma lei deve spendere tanta energia per arrivare sempre lì. Ecco. Va bene, diciamo che questa sarà Celeste, la tua prima sessione. C'è tantissima roba e pensare che in un'ora si possa sistemare una vita è abbastanza utopistico. In ogni caso, oggi facciamo tabula rasa. Elena, la prima domanda è la causa esoterica dell'aver rimandato così tanto la sessione. In sostanza, lei sa benissimo, visto che ci vede tutti i giorni, che questa cosa le cambia la vita, ma non si ama abbastanza per dire sì, cambio. Sì, una di quelle voci che la giudica continuava a dirle che non era pronta, che non è sicura, che è una cosa. Diciamo che la scusa principale era se tu fai quella cosa poi non sarai più quella di prima, ok? Ma con un'accezione negativa, in realtà. Questa è vera, questa cosa è vera, ma ha un'accezione molto positiva. Perché se finora Celeste si è sentita limitata e bloccata, se non è più quella di prima, potrà essere più libera, di sicuro. E c'era proprio questa voce che le diceva: attenta perché è troppo per te, attenta che sei sicura che quella è la direzione giusta. Forse va oltre a quello che tu vuoi, ecco, no? Proprio in maniera un'accezione negativa. Si appresta a fare una sessione, è combattuto tra la comfort zone in cui, che si è creato e l'insoddisfazione cronica della propria vita. Esatto. Quindi vuole che si faccia la sessione, ma che tutto rimanga uguale. C'è qualche Quindi, problema? sì. Che problema? In realtà, c'è qualcuno che nasce, per esempio, come me, con l'idea che il cambiamento è sempre positivo, sempre una crescita, è sempre un non annoiarsi, fare qualcosa di diverso, e c'è qualcuno che nasce statico, completamente statico. Esatto. Celeste non è una di queste. No. Ci sono poi sicuramente anche moltissime resistenze legate a questo passaggio dalla 3 alla 4D, per cui chi va dalla Sì, 4D infatti. sono quattro gatti, saranno quattro gatti, chi resta nella 3D sarà la grande, stragrande maggioranza, decidete voi se volete restare nella stragrande maggioranza o fare il vostro salto evolutivo, e quindi Celeste ha fatto questo salto evolutivo. Bene, io andrei direttamente, Elena, all'episodio, probabilmente un abduction, in cui le tenevano i piedi bloccati nel letto. Lei si sveglia, succedono alcune cose, c'è il compagno dell'epoca, vede un caprone, prega, vede un caprone, che succede? E intanto chiamiamo il caprone. Se è il toro del secondo universo che si definisce Bart,
chiamalo. Chi si presenta? Allora, ora abbiamo chiamato Baphomet proprio ed è arrivato Baphomet. Quello di prima era quello che faceva il lavoro sporco, tra virgolette, no? Beh, entro nella scena, mi presento, piacere, Baphomet, io sono Lucio. Sta tentando di fare di innalzare un'energia nera, pensando di poterci Non c'è spaventare, nessuna energia nera. spaventare. Io gli do la mano, lui è obbligato a darmela e a presentarsi col suo nome. Lui è una nostra creazione. Non è un'idea di capo e dipendente, è un'idea di creatore e cosa creata. La cosa creata obbedisce e basta. Non ha nessuna energia bassa che dissuade la persona. Ci dica subito la matricola che lo contraddistingue, l'anno in cui è stato creato e quali anime l'hanno creato. K06 Chi l'ha creato? Intanto chiamiamole queste anime che l'hanno creato e perché e quando? 67 dopo, diciamo, dice 67 dopo Cristo, ma in realtà che posso dirti? L'anno vero è, mi viene 10.027. Perché è stato creato? Allora, diciamo un'anima principale che aveva la necessità di dal forte dolore per essere stato in una vita rifiutato e messo da parte, aveva questo dolore, con questo dolore ha creato questa interferenza per far sì di recuperare energia, creare eventi negativi alle persone. Fisici e mi viene da dirti verso l'orrore, ok, per prendere l'energia della vendetta. È lui che ti sta facendo cambiare la voce col microfono? Tu È senti lui, un un'altra voce? po' più metallica, è lui che ha mandato i lavori di taglio di metallo proprio in questo momento, mai sentiti in vita mia in questa casa, a disturbare fortemente. Allora, è in pericolo, in questo momento lui è in pericolo, sta barcollando, quindi sta spingendo tutto ciò che è possibile spingere fuori. Bene, bene, bene. Chiami i suoi creatori. Voglio il gruppo di anime che l'ha creato qui davanti. Questa cosa non l'abbiamo mai fatta e se posso dirmi qualcosa di positivo è un colpo di genio. Se mi dici che sono tutte, vabbè, ma io non credo che siano tutte. Tutte le hanno. Quante sono e chi sono? Allora, questo la prima è come se avessero percepito l'intento e sono pochissime, sono cinque proprio quelle che l'hanno creato all'inizio, ok? Chi sono? Dove sono? Qua o nella sorgente? Io direi intorno qua, sono sul nostro piano perché hanno bisogno dell'energia di questo piano, di prendere energia da questo piano. Sono incarnate? No. Devono essere incarnate a godersi Baphometto come celeste. Perché non sono incarnate? Creano Baphometto e se lo cucca celeste?
mi rivolgo direttamente a loro, Allora. che attivino subito il processo di incarnazione. È giusto? Equilibrio. Questa è la regola della Matrix e di tutte le anime. Vengano a fare l'esperienza della loro creazione. Non la devono creare per altri. Subito. Incarnati subito. In questo momento c'è il concepimento di 5 bambini e sono loro 5. Possibilmente in bei paesi sfigati. Vai, Uganda. Cile montagnoso, 3 paesi arabi a Brasile, ma caso. contro Brasile. Bene. Uno deve diventare donna lesbica in paese islamico. Vedi che bella esperienza. Vai, vai. Donna lesbica in paese islamico. Posto vacante c'è sicuramente. Dentro. Dove viene ripudiata anche dalla madre, appena si sa, e uccisa dalla famiglia in tempo rapido, se non scappa in tempo. La religione. Uno si è incarnato in donna lesbica in paese islamico Grazie. con Sharia. Bene. A me sembra giusto così, o tutti o nessuno. Bene, Baphomet, vai dai tuoi creatori, dai top 5. Nel caso di Celeste, cosa è successo, Elena? Allora, è come se facessero un rito, ma lei si è svegliata, lei ha visto gran parte del rito, alcuni pezzi no, ma quello che lei si ricorda sono degli spezzoni del rito, quindi è come se volessero passare dall'energia della morte, tra virgolette, quindi fare la cerimonia. Il velo viola che lei ha visto sopra, è proprio come se avessero, come quei tessuti che mettono nelle bare sopra al cadavere, ok? In questo caso viola. È il rito dell'energia della morte, ok? Quindi fanno questa cosa, richiamano l'energia della morte e una volta richiamata l'energia della morte, viene messa, lei si ricorda in piedi, no? Nel salotto, quindi vengono proprio spostate le persone, messe in piedi in un cerchio, lei ha visto solo questo rappresentante di Baphomet, perché gli altri sono stati sono spariti nel frattempo quando lei si è accorta, ma era dentro a un cerchio di rito. Ok? E in quel cerchio lì è stata agganciata da questi che sono 8, con lei fanno 8, lei il rappresentante di Baphomet e altri 6, e la persona viene agganciata energeticamente a questo gruppo, e questo sarà il gruppo che da lei prende l'energia della morte, tra virgolette, quindi molto bassa, no? Molto negativa e nera. Sì, ma perché lei ha deciso questa? Allora, quante sono le abduction? Questa è un'abduction. Questa è una, cioè sì, è un'abduction, ma ti direi sul posto, cioè non è Ok, stata portata quante lì. sono le abduction? Più o meno. Allora, Decine, centinaia, migliaia. Ok, ma lei ne ha fatte 379 in tutto. con le abduction sono riuscite a dissuaderla dal fare la sessione? No, 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 non con le abduction. No, cioè le hanno fatto rimandare la sessione. Più le entità mentali.
perché ti devo dire che invece con le abduction ha fatto sì che lei si ricordasse queste cose e fosse più spronata ancora. Sono tante cose ancora da vedere. C'è una presenza donna, mi sembra, davanti all'acquario. Chi è? Giusto? Acquario vero? Presenza vista in un dormiveglia o in una veglia? Una donna disincarnata, mi viene veneta. Deve avere vissuto qualche momento in quella zona o in quella casa o al posto di quella casa. La chiamiamo, la mettiamo davanti al portale aureo in fila per la giostra. Col suo numerino, lei è la prima, che è il tornello. Tutti gli altri che hanno interferito con Celeste, disincarnati, dietro alla donna dell'acquario. Sì, sono sei, ma in tutta la vita, no? Altri sei, quindi Sì. sette in totale. Sì. Causa esoterica, Elena delle luci, quindi dei fenomeni di poltergeist, a casa dell'ex, al nord. Io lo vedo legato a quello che stava facendo l'ex. Uno degli esercizi che venivano proposti era proprio iniziare dalle pareti di casa, dalla struttura di casa, esercitarsi con le energie e in questo caso la creazione di. Canali di comunicazione, ecco. Quindi le luci erano proprio il passaggio di comunicazione tra una dimensione e l'altra. Ed era come se venissero dalle pareti e poi nella stanza, più profonde o meno. Ok. Andiamo all'episodio, Elena, della spinta. Celeste sta passeggiando davvero di notte, una zona un po' più buia, alcune lampadine dei lampioni non si accendono. Lei ha le mani nelle tasche, sa che sta per succedere qualcosa, le tira fuori, dice no, e da dietro qualcuno, qualcosa la spinge. Lei cade, ma non in maniera rovinosa, sta per picchiare un ginocchio, mettendo comunque le mani davanti, e un mezzo istante dopo si ritrova un metro più avanti, seduta sul marciapiede. Prova ad abbassare il braccio destro e qualcosa glielo impedisce, anche se sotto è vuoto. Cosa è successo? Se lei non si fosse, se la, lei non avesse sentito il segnale della sua anima che le diceva stai per cadere, ti stanno facendo cadere, cioè lei razionalmente non è arrivata a questo messaggio, ma l'istinto di frenare una caduta da spinta, ok? Se lei non l'avesse fatto, la spinta sarebbe servita per farla entrare, diciamo, nello spazio temporale, no? Nel blocco temporale, è come se cadendo per terra fosse entrata in eterico, io vedo come se fosse entrata in un tunnel, no? Nel terreno. In realtà questo lei l'ha evitato e quindi è stata trasportata in altra maniera, è stata trasportata in altra maniera e ti posso dire. Mi viene Sirio, quindi potrebbe essere, questo
quel siriano che abbiamo visto prima, che è un po' in disparte, ok, che è il legame tra questa cosa. Quindi era un abduction. Sì, era un abduction. Che volevano sapere e cosa hanno saputo? I segreti di Celeste. Li hanno pubblicati su Novella 2000 su Sirio? I segreti eterici di Celeste. Ma questi Come io ti siriani, vabbè. lo sa, dimmi. È come se non so che cosa se ne faranno, che cosa se ne fanno di questa cosa, perché non vedo, c'è tutta roba che rimane un po' lì così. È come se creassero un database. Ah, importante. Alcuni miei colleghi, entità come i siriani così, li considerano esseri superiori dai quali prendere tante informazioni. Per esempio, senza andare lontani, i Damanuriani, no? La setta dei Damanuriani Ah, prende sì. informazioni da vari alieni, penso sicuramente anche i siriani. Siriani hanno anima? No. Incontrano un cazzo allora. Ah, che cosa vuoi che ci dicano? Niente. No, no, ma Sì. infatti loro stanno cercando informazioni. Se I quello che... siriani, al di là di tutto, Elena, sanno, e questa è una domanda seria da fare al capo dei siriani, sanno che non contano un cazzo, che non sono niente, che non esistono, che sono dei poligoni in un gioco, lo No, sanno, quello adesso lo sanno. Glielo dico io che ho l'anima. Quella che loro cercano e non hanno e non avranno mai. Siete poligoni. dice, ho bisogno di estrapolare l'informazione Che per te la ne tua fai? Che energia. Per te ne fai? Niente. loro è vero solo quell'informazione lì. E poi? Qual è l'obiettivo? Ciucciarsi l'anima di Celeste, prendergliela e lasciarla senza anima? Non si può. È un controsenso. Non è neanche un paradosso, è impossibile. Ah. Un paradosso già è possibile. Per esempio, 3,3 periodico, come abbiamo detto tempo fa, è un paradosso. È un numero che va all'infinito, e abbiamo già detto in una sessione, un'indagine. Voglio che i siriani si stacchino da soli da Celeste prima che Celeste li ricusi. Perché capiscono che sono solo dei fottuti poligoni. Questo hanno l'informazione che questa notizia non è vera, restano. Ma se hanno l'informazione che questa notizia è vera, se ne vanno subito. Cancellano il database, cancellano l'evento della spinta, eppure Celeste non se ne ricorderà più. Sono andati. Sì. Non possono far diversamente, nel senso questo Elena, è. cinema. Tre amiche. Sì, però davanti si è presentato un uomo. È l'ex antico o il marito separato o un altro? No, un altro. Chi è?
Qualcuno che è nell'entourage di lavoro di Celeste o che vede ogni tanto per lavoro, non so. È un collega basta o è un collega interessato? È interessato, è interessato a conoscere di più il mondo di Celeste perché è come se avesse percepito qualcosa di interessante, di curioso da andare a vedere. Ok, chiamiamo l'ex marito e l'ex ex, quello delle luci, Poltergeist. L'ex, quello delle luci, è entrato, ha tipo una corazza, si è messo tipo una corazza nera tutta intorno, più larga di lui. Beh, può anche non entrare. Si entra per imparare. Se si entra con una corazza, state nella casa tua. No, senza la corazza, viene distrutto, dice. Cosa entra a fare con loro? Curioso. O senza corazza o niente. Per me la corazza è un insulto al cinema. 3, 2, 1. Cosa ha deciso? Fuori. Fuori. 17 gatti. Allora, sono entrati e sono andati tutti intorno a quest'uomo qua, all'uomo che è entrato prima. La coda com'è? Dritta. Si muove, ma non è come se facesse. Così, lente sono. No, non ce n'è neanche. Dritto, Che intenzioni hanno i gatti di scoperta? sì, non attacco, è scoperta. Ma questo uomo chi è? La fiamma? Potrebbe essere potenzialmente. Collega. Sì, nell'ambito lavorativo, non so se è proprio vero collega, non so neanche il lavoro che fa. Ok. Infine lo zio che l'ha molestata da piccola. Era uno zio, no? Sì. È uno zio. Troppo. Non viene, resta fuori. Sì, perché è più forte, è una cosa che è più forte di lui, però si vergogna tanto, quindi non ce la fa, è troppo. Ok, apriamo un attimo la porta del cinema. I gatti possono, una porticina, i gatti possono uscire un attimo a trovare lo zio, che fanno? L'eterico si mettono come se fosse una barriera, quindi creano, si mettono uno sopra l'altro. Muro di gatti. Ok, Un muro di gatti, esatto. causa esoterica, Elena, dei soldi. In qualche modo ce la fa, ma sempre grandi peripezie. Allora, ci sono due collegamenti che hanno fatto sì che Celeste si collegasse all'entità mentale collettiva soldi sporchi. Allora, diciamo, quello più diretto, più concreto è questa
l'atmosfera di energia sporca del soldo in famiglia, anche se forse non tanto diretta, ma come se l'avesse sempre percepita, e questa è quella diretta su di lei. Ma in realtà nella sua famiglia vedo appunto questo nonno che ho visto prima, che deve aver fatto qualche giro strano con i soldi. E il padre di Celeste ha sempre vissuto un po' il rapporto con i soldi in maniera sporca, quindi i troppi soldi sono sporchi, vengono fatti in maniera non onesta, e quindi è come se lo vedo che si è sempre. Ha cercato sempre di accontentarsi del giusto per la sopravvivenza. Quindi lei ha preso, è cresciuta con l'idea che i soldi sono sporchi. Poi adesso sa benissimo che non è così, ma è sempre un rincorrere. Sai che vedevo prima che era collegata anche alla corsa rincorsa. Perché con la mente rincorre l'abbondanza, ma ha questo limite che fa sì che l'abbondanza si allontani. Torniamo al portale aureo, Elena. Sì, devo dire una cosa sul nonno, ha proprio fatto un po', ha creato dei limiti nella sua famiglia. Non so se il Nonno padre materno o paterno? paterno, quello del cappello di prima. È morto, no? Celeste, sì. Paterno. Non so se suo padre o aveva fratelli, sorelle, ma vedo che proprio in tutta la famiglia, e vedo più persone, quindi ha Figli, proprio nipoti, cugini, ha creato un cappello se legato alla limitatezza della ricchezza. rapporto un po', ecco, un po' distorto con i soldi, sì, con la famiglia. Nonno, disincarnato, non chiamato, lo chiamiamo. I sette disincarnati, donna più sei, vanno subito nel portale aureo, quelli che hanno interferito con Celeste, ed il fratello morto prematuramente in epoca di pandemia in ospedale. È passato dallo stare bene a non uscirne più. Partiamo dal nonno. Dimmi se i sette sono andati. Sì, sono andati, i sette sono andati. Nonno. Il nonno arriva con questo cappello e con un mantello nero come se fosse un conte. Fa il gesto che fanno, no? Col mantello i conti, così. E da questo gesto mi è arrivata l'informazione che quando fanno così il significato è mettere tutti sotto la propria ala, ma non in maniera positiva come si crede. È un po' come cercano di fare con noi, diciamo, i potenti. Come questo gesto che sto facendo, che sono le corna e il pollice fuori, che è tipico del rock USA, ma che è stato visto fare anche da Ratzinger e Papa Francesco, e che significa voi siete miei, siete sotto di me. Cioè, è un po' così, è un po' ti faccio credere di darti il benessere, ma giusto per tenerti sotto controllo, ecco. Il senso è quello, no? Sei sotto la mia ala, ma ti tengo buono per tenerti sotto controllo. Enevic al nonno. Succede una cosa particolare che non ho mai visto succedere.
lui prende la Vic, si alleggerisce, quindi no, come si vede se la scena da sopra, cade il cappello, il mantello, e nel momento in cui lui si libera di questa cosa, si espande un'energia azzurra di libertà intorno a tutti quelli che lui ha tenuto sotto l'ala. Quindi è come se questa cosa desse un po' di leggerezza a tutti quelli che si sono sentiti limitati da lui. Cosa vuole dire Celeste? Sei libera, ora puoi essere nell'abbondanza. L'abbondanza è sana. Lo mandiamo nel portale aureo. Fratello. Allora, la prima cosa che mi viene da dire è che è sopravvissuto fino alla fine, quasi alla fine, semplicemente perché aveva un amico che lavorava in ospedale. Quindi, primo, questo amico ha insistito per fargli una terapia adeguata e non quella che invece hanno fatto la maggior parte delle persone. E secondo, perché lui conosceva qualcuno e non si è sentito da solo abbandonato, e quindi non è morto di paura. L'ultimo giorno, dico quello che vedo io, quella flebo lì è scappato qualcosa che era sperimentale. Un vaccino, un CINIVAC, Forse, non so se. qualcosa di simile. Comunque, qualcosa di simile. Dov'è adesso il fratello? Gli anni sono passati, sono quelli giusti, sono un due. Sì. Dice, senza accorgermi mi sono visto staccare progressivamente via dal corpo, scivolare fuori dal corpo. È come se io non mi vedevo solo allontanare e non potevo più avvicinarmi. Ecco, questa è la sensazione che ho avuto. Torno spesso a salutare tutti voi alternativamente. Avrei continuato la vita volentieri. Cosa gli dice Celeste? Hai scelto tu di fare questa esperienza. Celeste, dice lui. Possiamo dargli una Vic perché lui Sì, non diamogli è una Vic a nuova, posto. Vic S. S sta per sessioni, per Superman. Per sì. Per S di Celeste. Tutte le informazioni delle sessioni in un'unica pillola. Tutta la relatività di questo gioco.
e se vogliamo anche una consapevolezza unica, l'ha scelto lui. L'abbiamo scelto noi. L'abbiamo deciso noi. Guardate bella la sessione, lo abbiamo deciso noi, se avete il coraggio. Se no, tornate pure su quelli che fanno i siriani, gli arturiani. Cosa dice adesso il fratello? Che belli, come siamo belli tutti, dice. Che bella che è la nostra essenza. È estasiato e stupito dalla. Perché adesso è in grado di vedere l'anima di tutti quelli a cui lui teneva, no? E li ha messi tutti intorno a lui e vede la loro anima e vede l'energia per la prima volta. È stupito dalla meravigliosità, la meraviglia. Un gesto finale alla sorella prima di andare. Allora, con la mano fa così, ma è una comunicazione tra anime. Quindi, come se volesse portare l'informazione della sua anima alla sorella e prendere la sua. Sì. E lo fa? Ok, gli chiedo una cosa che non ho mai fatto, di lasciare alla sorella nei prossimi giorni un indizio di ringraziamento per averlo chiamato nel portale aureo. Quindi una cosa che lei capirà benissimo, che viene da lui, che le succederà accanto. Che troverà davanti casa, fiore che piaceva lui, un profumo, quello che sarà, sarà, lo deciderà lui e la sorella lo individuerà con massima certezza. Mi aspetto una mail di Celeste nei prossimi giorni in tal senso. Ce lo promette? Mi stupirò. Lo salutiamo, vediamo se vanno tutti nel portale aureo. Fratello, i sette e il nonno. Sì, sono andati tutti. Benissimo, e lo chiudiamo. È tempo di andare, adesso andiamo contemporaneamente al cluster dove ci sono i contratti e all'avatar dove c'è il fantoccio che guida tutte le nostre esistenze, nella precisione 2095 per Celeste. Le ha visto tutto, le ha capito, soprattutto dal passaggio con Baphomet, che è il capo. Ha capito che it's ok, ha deciso tutto lei. Oggi può decidere, può, perché può anche non farlo, di togliere tutto. Può decidere di togliere una parte, può decidere di togliere tutto nel caso che lo decida. Tutto sarà mulino bianco, no, ci saranno nuove sfide, nuove consapevolezze, nuovi percorsi, in modo che il gioco sia un gioco e non una barba totale. Allora, il cluster era tutto diviso in polvere,
Quindi viene risucchiata la polvere e al posto della polvere c'è la completezza di celeste, che è tutta la sua energia sferica che ricopre tutto il cluster. E l'avatar l'ha tagliato a pezzettini, l'ha fatto diventare bidimensionale, poi l'ha proprio tagliato con una forbice a pezzettini e l'ha buttato in un portale definitivo. E lì ha messo un tulipano bianco in un vaso lungo. Con questa condizione, entità eteriche esistono ancora? Esiste il toro Baphomet? No. Il Bru Rettilifo? Olipo del secondo universo? No. Uomini del tempo 3 più 3, Siriani? Ominide legato a Odino. Celeste è ancora connessa all'entità mentale collettiva, soldi sporchi? No. Le tre sue, sporcizia remota, tamburo di sentenza e corsa rincorsa, le ha ancora impianti? No. No. Ok, è la situazione ideale ed è anche una grande responsabilità. Abbiamo azzerato tutto. Nuova vibrazione. 239 miliardi. 189. Nuova consapevolezza. Perfetto. PS. 63. Vite. 1761. Cervello. 9.3 Suscettibilità ipnotica. 61 3D. 50 50 Vivacità animica è sempre 100, 100. penso. Messaggio di Celeste a se stessa. E abbiamo finito. Ora i confini non li sentirai più, non sentiremo più confini, ci sentiremo libere e tutto sarà luce intorno, non più buio. Vedrai che riusciremo a muoverci con più leggerezza. Proprio in questo istante hai la luce su fronte e occhi. Benissimo, prima di chiudere facciamo un esperimento con l'archetipo di Baphomet, che in ogni caso esiste ancora nella Matrix. Sì, certo. Baphomet Gli scritto altri con sì. PH, Sì. Baphomet nella tradizione latina, penso. Proviamo a invertirlo. Temo Pab. Che succede? Cambia di sesso, si annulla, si inverte a testa in giù, va nel secondo universo e ci resta, non succede nulla. Che Allora, succede? diventa spaventato come un bambino, come se l'energia di tutti quelli da cui lui l'ha presa finora gli si ritorcesse contro, è come se lui lo sentisse come giudizio Personale. dal padre. Quale padre? Come se fosse un giudizio di suo padre, tra virgolette. Cioè, capito quel. Come se lui fosse una fattura e la fattura tornata indietro? Esatto. Facciamo un altro esperimento. K06RM25. Questa è la sua matricola. Adesso cambiamo il codice della sua matricola e diventa RM25K06. Allora, è diventato tondo, ha tipo
le zampe sono rimaste simili, quindi le gambe con i piedi, però è come se dovesse stare sempre seduto e ha delle chele tipo. Cambia di aspetto. Se... Ok. Cambiamo i codici affinché la testa gli finisca al posto dei genitali e i genitali al posto della testa. Insomma, la classica testa di cazzo, abbiamo cambiato il codice così. È così? Anzi, ha due teste, hanno una anche dietro. Faccia di culo e testa di cazzo. È un'erba bifronte. Quale onore, no? Colui che guarda il futuro e il passato, c'è anche senso. Dimmi solo se lo vedi e chiudiamo. Lo vedi? Fa ridere? Non può far più nulla. È ridicolo? È ridicolo, è ridicolo. È statico perché l'informazione non fluisce più. Ok, disconnettiti da tutto e tutti.